Ciao ragazzi, oggi vi mostro delle mini clip che ho fatto, un progetto all'apparenza semplice, ma che in realtà è stato più complesso del previsto. Infatti qua vedete ci sono varie versioni. Sostanzialmente ho dovuto risolvere due problemi. Uno la snervatura della plastica. Allora, sono fatte verde e rosso in ABS, mentre il bianco è fatto in YPS, un po' più elastico. In ogni caso, il problema è proprio che dopo un po' si spezzano le gambette e questo è il primo problema. Il secondo problema è l'aggancio. Vedete? Pur avendolo fatto angolato fin dall'inizio, l'angolatura era troppo lieve. Per cui ho fatto vari tentativi con forme varie, finché ho trovato quelli definitivi, questa forma qua. Ora, la forma finale è questa, che si blocca bene con la giusta angolatura. Anche qua, per evitare che durante l'inserimento la clip si storca, nelle fighe classiche c'è il perno centrale. Ora, volendo fare una cosa molto ridotta e piccola, il perno centrale era un po' un problema. Allora, diciamo, ho usato un semplice incanalamento. Vedete? C'è lo spazio necessario allo scatto, ma non di più, in maniera che quando la inserite si autoguida al centro. Ora, come vedete, con questa forma un po' arcuata, si è risolto il problema della snervatura, perché la flessione si distribuisce su tutto la gambetta, mentre in quelle dritte, inevitabilmente si crea un fulcro qui, che va a spaccare, che va a piegare tutto qui. Ora, trovato l'aggancio giusto, ho creato le varie versioni, insomma, quelle per cinghia piatta. C'è la versione a 3, a 2 e a 1, a seconda di come volete usarli. C'è il fermo classico e poi c'è la versione fatta per il cordino. In realtà a me serviva questa versione.
Poi una volta fatta questa ho fatto anche tutte le altre. Foro da 4,5 mm, quindi va benissimo per un cordino standard. Questi sono cordini da 3,5 mm, 4, quindi e niente, insomma, qua ho preparato questa che andremo adesso a testare la resistenza di trazione. Avevo questo che però mi si è rotto, non funziona più. Per cui faremo alla vecchia maniera. Proveremo ad alzare un po' di oggetti per vedere quanto regge. Bene, direi che il primo test è stato molto soddisfacente, sinceramente quasi 13 kg di resistenza senza nessun cedimento. È per me un buon risultato. Niente, dovrò procurarmi un altro pesavalige
così da fare un test di strappo e vedere qual è la resistenza massima. Siete interessati e volete supportare il canale, in descrizione trovate il link. Per questo video è tutto, ciao, alla prossima!